Grazie Eccellenza. Col mio primo intervento intanto colgo anche l'occasione per porgere un saluto alle loro eccellenze e per augurargli un buon lavoro in questo semestre abbastanza particolare. E la visita dell'FMI è avvenuta, diciamo, a governo appena insediato. In parte il Fondo Monetario sono anni che replica a San Marino diverse condizioni che si protraggono ormai da tempo, quindi forse alcune delle cose che sono venute fuori dalla riunione col Fondo Monetario non erano nuove. Sicuramente un governo appena insediato prende atto di quanto sta succedendo e anche se consapevole di molte situazioni che si radicano in questo Paese da tempo, non ha forse avuto tempo di affrontare in maniera più incisiva un ventaglio di soluzioni. Necessario che dai nostri programmi elettorali le idee possano scaturire in progetti di rilancio del sistema bancario, finanziario e anche del Paese. Il nostro sistema bancario e finanziario ha dimostrato di essere debole e di non riuscire a supportare la crisi economica che ci attanaglia da diversi anni. La ripresa della nostra economia si basa soprattutto anche sulla stabilità delle banche, che sono il canale principale a cui si appoggiano le imprese per le nuove aperture di credito. Mancando queste cose, difficilmente possiamo aspettarci che, oltre ad un ampliamento del nostro sistema, del nostro panorama economico interno, si possano avvicinare nuove prospettive di investimento. E a questo aggiungo anche la certezza del diritto che passa attraverso il nostro Tribunale. Questa urgenza purtroppo è stata rallentata da un'emergenza sanitaria che ha visto direzionare le nostre risorse finanziarie mettendo in primo piano quella che è la salute della nostra cittadinanza. A questo punto la gestione delle nostre risorse interne diventa importante anche sul piano di efficientare al meglio le nostre risorse e utilizzarle al meglio, senza sprechi. La crisi economica, unita a quella sanitaria, ci ha dimostrato però che la tanto sollecitata ristrutturazione di questo Paese a livello economico e sanitario non è più rimandabile. Sicuramente negli anni tutte le visite del Fondo Monetario hanno portato i vari governi che si sono succeduti a visionare maree di dati, che dovrebbero essere quelli primi a fornire gli spunti dai quali partire per fare nuove riforme, senza però dover schiacciare cittadinanza e imprese. Abbiamo come caratteristica principale quella di essere un piccolo Stato, che con tante difficoltà ha la fortuna di poter legiferare e decidere in maniera veloce. Questo anche dal punto di iniziare a rendere la pubblica amministrazione più snella e a misura delle imprese e della cittadinanza. Abbiamo visto in emergenza come la possibilità dell'uso della tecnologia ha permesso di lavorare senza necessariamente doverci spostare presso gli uffici o i posti di lavoro. Il segretario Gatti ieri ci comunica che sono stati riaperti i canali di dialogo con Banca Italia, quindi questa anche accogliamola come una buona notizia. Sicuramente sul tavolo andranno messe diverse riforme che sono anni che vengono posticipate, forse perché per molti governi erano anche un biglietto non politico in caso di elezioni immediate, come la riforma dell'IVA, le pensioni e la revisione della spesa pubblica. Tutto però non nell'ottica di ridurre in maniera sterile, ma cercando di portare a termine dei progetti che il Paese possa sostenere negli anni. Su questo la politica del passato ha fallito e ha lasciato al Paese di oggi la difficoltà di non sorreggersi in questo momento storico. La moneta elettronica è una di quelle cose sulle quali ci si sta lavorando in maniera veramente concreta. Abbiamo in piedi un trattato di associazione con l'Unione Europea, questo precedentemente anche, gli accordi sono precedenti anche a questo governo, che può darci sul piano economico, penso in questo momento alle aziende e ai mercati presso i quali si possono affacciare, ma che porta anche un nuovo bacino a livello di offerta di lavoro, di turismo e di istruzione. Tutti i settori da migliorare e incentivare al fine di creare economia e cercare una ripresa il più sostenibile possibile. Noi come rete abbiamo abbandonato da tempo, forse non l'abbiamo mai abbracciata, che la piazza finanziaria fosse un canale importante sul quale puntare.
Invece la piazza finanziaria è stata un fallimento che non ha portato alcun giovamento alla stabilità economica e finanziaria di questo Paese. Ha solo generato un falso miraggio che oggi non siamo in grado di sostenere. Questa crisi sanitaria ci ha però mostrato una cosa bella invece di questo Paese, che il nostro sostegno sanitario alla popolazione non può vedere di buon occhio alcuni interventi che un ente come il Fondo Monetario pone di fronte ai Paesi che chiedono il loro sostegno economico. Pertanto sì alle analisi tecniche del Fondo, ma occhio ai ragionamenti che poi vogliono mettere in campo nel momento in cui ci si trova di fronte ad una crisi come questa e cerchiamo dei fondi per sostegno del nostro Paese. È necessario verificare sempre le contropartite che ci vengono richieste. Ho visto negli anni come si è stato poco accorti verso chiunque venisse a prospettare soluzioni veloci, facili, semplici sul nostro sistema bancario e finanziario. Il solo caso di Cassa di Risparmio e Asset e tutta la vicenda che ha orbitato attorno a questa vicenda, Conforti e C, deve essere da monito e mai dimenticata, visto che non erano bastati i contomazzini e tutte le vicende succedute negli anni precedenti. Non sono servite queste a farci alzare le difese. Affronteremo come governo una sfida molto significativa. Il recente scoppio di Covid-19 ha pesantemente colpito questo Paese sotto diversi punti di vista. Questa maggioranza, come continua a dire spesso dai banchi dell'opposizione, ha i numeri, sì, molti numeri, ma non sono i numeri all'interno del Consiglio Grande e Generale che devono aiutare a cambiare e a trovare una strada per un progetto nuovo per questo Paese. Si deve avere il sostegno del Paese e di tutto quello che concerne la parte economica e sociale del Paese, se si vuole davvero progettare un nuovo sistema, perché altrimenti possiamo raccontarci numeri, possiamo raccontarci anche tante favole, ma non si riesce a progettare un nuovo sistema. Altrimenti, come ho detto, appunto, sarebbe inutile e sarebbe semplicemente replicare quello che è stato fatto fino adesso, nei 4 anni precedenti e anche in quelli che sono venuti prima. Ricordiamoci sempre che i primi a sapere cosa vogliamo e dove vogliamo andare dobbiamo essere noi. Rispetto per il Paese e protezione per la nostra libertà. Grazie.